Salve a tutti, siamo di nuovo con Leggera Euforia e vedevamo le immagini di Vita Bernardini, ha scritto Lucia Spivi sulla chat, che momenti, è sicuramente una bella azione, una bella iniziativa di disobbedienza civile, di consegna delle cime di canapa ai malati di fronte a Montecitorio, quindi anche con un forte significato politico e veramente bisogna dire che in Italia se qualcosa si muove è soltanto grazie ai radicali e in particolare in questo caso a Vita Bernardini. E poco altro si vede in Italia, c'è stato per esempio qualche adesso manifesto già preelettorale di Nichi Vendola nel quale si dichiara l'intenzione di modificare comunque la Fini-Giovanardi, certo sono tutti intenti che in tempo elettorale sono tutti buoni a magari a mettere avanti, però bisogna vedere poi in seguito quale tipo di azione si intende portare avanti. Per adesso Vendola e le forze che comunque lui rappresenta non è che poi alla prova dei fatti siano riuscite a fare questi grandi cambiamenti, quindi io molta fiducia sinceramente per adesso non l'avrei e attenderei qualche fatto. Per il resto a livello politico, diciamo, di politica istituzionale si sente veramente pochissimo rispetto alla legalizzazione. L'iniziativa di Rita si chiamava Italia chiama USA perché, come penso che tutti quanti sapete, perché è stata una grande notizia, insieme alle presidenziali americane si è votato anche per dei referendum, fra i quali due in particolare in Colorado e in Washington hanno praticamente fatto passare per la prima volta attraverso referendum delle leggi di legalizzazione della vendita di marijuana, dicono loro, comunque di canapa e di cannabis. E quindi questa è una notizia importante perché comunque rappresenta un momento storico e proprio viene dagli Stati Uniti, che sono gli Stati Uniti quelli appunto della war on drugs e di tutte le strategie proibizioniste portate avanti per 50 anni in tutto il mondo, quindi ha una certa importanza e un certo rilievo. E quindi proprio da questa notizia partiamo per questa puntata di aggiornamenti di Leggera Euforia. C'è un articolo del sito ADUC, sempre veramente utile per tutte le notizie che riguardano le droghe, anche per altri settori, perché poi il sito di ADUC ha anche altri settori di interesse, però in particolare il notiziario che loro tengono sulle droghe ormai da anni è veramente fra i più aggiornati e più seri rispetto anche alla verifica delle fonti che ci siano in Italia. E quindi i cittadini dello Stato di Washington hanno approvato la legalizzazione dell'uso ricreativo della marijuana per i maggiori di 21 anni. Una settimana dopo il Dipartimento della Polizia di Seattle ha pubblicato su internet una guida per informare sulle modifiche sul contenuto di questa nuova situazione. E la guida spiega ai cittadini le novità legali dopo l'approvazione, con un consenso popolare del 55%. L'importante naturalmente è il fatto che sia dichiaratamente per uso ricreativo, cioè si va al di là dell'uso terapeutico che negli Stati Uniti in particolare è già legale in 17 stati e qui invece si parla proprio dell'uso ricreativo. Anche prima del referendum ci sono state voci di allarme, nel senso che comunque questo innescherà una serie di cause legali fra lo Stato federale, dove comunque la canapa e la cannabis è proibita in ogni sua forma, e quelli che sono appunto gli stati che invece hanno legalizzato, in questo caso Washington e Colorado. Il testo, continua l'articolo dell'ADUC, per esempio avverte che è legale solo il possesso di 28 grammi di cannabis, cioè un'oncia, 28,3, o di circa mezzo chilo se si tratta di prodotti che contengono marijuana come i biscotti, che la coltivazione continua a essere legale e infatti è vero, in nessuno di questi due stati per adesso è stata legalizzata la coltivazione, c'è un esperimento in Oregon che doveva essere confermato da un ulteriore referendum che però dei tre è l'unico che ha perso. E poi c'è anche tutta una discussione naturalmente sulle regole che attengono alla guida e appunto questo testo di cui parla l'articolo dell'ADUC riferisce che guidare un mezzo comunque sotto gli effetti dell'hashish o della cannabis continua a essere illegale e ci mancherebbe d'altra parte così come è per altre sostanze, anche se spesso si dice che poi tanti studi dimostrano che fra tutte le sostanze stupefacenti che si possono assumere, l'alcol per primo, la canapa non è fra le più pericolose per la guida, ciononostante è bene certamente che qualunque stato di alterazione predisponga comunque a non assumersi la responsabilità di montare su un mezzo e di guidare. Ci sono diversi interventi di chiarificazione perché insomma le cose ancora diciamo non sono del tutto chiarissime, del resto anche il governatore del Colorado aveva avvertito che molto probabilmente sarebbe stato necessario discutere meglio, mettere a punto poi quello che è appunto l'accordo con le leggi federali e che non sarebbe stato così semplice, cioè non è che da oggi veramente gli effetti si vedono. Ora cominceremo a vedere un po'.
come si porta avanti questa, però già il fatto che ci sia stato il referendum e che abbia vinto è sicuramente una notizia importante. Su questo argomento dei referendum americani c'è una cosa interessante, diciamo anche buffa per degli aspetti, e l'ho trovato su un sito AssoPoker, cioè sono persone che si occupano del gioco del poker, e negli USA sia la marijuana carcere per chi gioca a poker, si rientra sempre comunque negli argomenti proibizionisti, perché trovo che sia un assurdo anche mettere in carcere chi gioca a poker. Comunque dice appunto l'articolo: negli stati di Washington e Colorado è stato dato il via libera all'uso ricreativo della marijuana a seguito dell'esito positivo dei referendum popolari. Chi pensa però a misure adottate in nome della libertà di scelta individuale è fuori strada. Negli stessi stati, chi gioca a poker online rischia il carcere. Nello stato di Washington, il poker su internet è considerato un crimine di classe C. Si rischia una pena detentiva pesante, la stessa riservata ai pedofili o alla guida in stato di ebbrezza reiterata. La misura restrittiva nei confronti dei pokeristi è stata voluta dalla governatrice uscente, Christine Gregory. Chi si fa sorprendere online con le carte in mano rischia grossi guai da quelle parti. Ma è veramente una cosa. Dice, ma perché si è arrivati a tanto? È tutta una questione di business? Senza dubbio, considerando che è lecito giocare live, ma non online. Ah, nel senso che qui si favorisce la concorrenza di quelli che invece giocano live e non online. Le pene sono previste solo per favorire il business delle sale da gioco locali. Lo affermiamo con certezza perché la stessa governatrice nel 2007 aveva supervisionato un accordo con le tribù locali indiane che gestiscono i casinò per aumentare il numero di slot machine a 4.700 e un limite più alto appuntato fino a 20 dollari. Inoltre era stata permessa l'apertura di tavoli high stakes per il blackjack ed il poker. E quindi anche in questo caso comunque vediamo come le politiche proibizioniste poi sono sempre in qualche maniera legate e intrecciate a degli interessi di vario genere. Questo succede per tutte le politiche, molto probabilmente anche per le antiproibizioniste. Però veramente si vede proprio come il proibizionismo poi genera facilmente delle possibilità di giocarci sopra col commercio e con l'economia. Infatti è interessante questa cosa, che le leggi da una parte favoriscono il gioco al poker dal vivo, e dall'altra puniscono invece quello online, che è veramente una cosa assurda della quale non si capisce, o molto probabilmente proprio non c'è nemmeno una logica. Comunque, qui continua questo articolo sempre di AssoPoker, continua facendo, riportando, ed è interessante, uno studio condotto da 300 economisti, fra cui alcuni premi Nobel, nel caso in cui la legalizzazione della canapa dovesse essere estesa a tutti i 50 stati, si avrebbe un risparmio di 13,7 miliardi di dollari l'anno. E questo naturalmente, secondo l'esperto in economia Harvard Jeffrey Miron, il governo federale risparmierebbe inoltre 7 milioni e 7 miliardi spesi per la prevenzione per far rispettare i divieti attuali, con le 750.000 persone arrestate ogni anno per detenzione illegale. Altri 6 miliardi arriverebbero dalle tasse applicate sulla commercializzazione, e quindi 6 più 7, 7, un risparmio di 13,7 miliardi di dollari annui, che è una cifra abbastanza considerevole. Vediamo se svegliate il governatore della Puglia, leggo nella chat, c'è anche Andrea Tiscioglio, ciao Andrea. E sicuramente appunto il governatore della Puglia che mette i cartelli elettorali con scritto siamo per la revisione della Fini-Giovanardi, siamo per una politica diversa sulle droghe, sarebbe bene che intanto in casa sua, visto che il governatore della Puglia si desse da fare per tirar fuori quella che sarebbe, se non sbaglio, la quarta legge regionale sulla cannabis terapeutica. Dopo Toscana, Liguria, Friuli, Venezia, Giulia, ci sarebbe la Puglia, che è comunque all'avanguardia per le delibere, ma ancora non ha legiferato in merito. Al momento è anche in corso un'azione politica, un'iniziativa radicale sulla legge sulla cannabis terapeutica in Sicilia, con Gianmarco Ciccarelli di Catania e Donatella Corleo di Palermo, che se ne stanno occupando insieme a tanti altri compagni che magari tutti i nomi non me li ricordo. Dunque, andando avanti con le notizie, è uscito il rapporto della Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. Questa è una cosa abbastanza recente, del 14-15 novembre, e se ne riporta in due sensi, in due diversi siti. Uno è quello sempre dell'ADUC, che affronta la parte che riguarda il rapporto fra le tossicodipendenze, le politiche sulle droghe e le infezioni con HIV e AIDS.
E quindi l'Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle Tossicodipendenze sostiene che le misure di trattamento e riduzione del danno e prevenzione attuate dai paesi dell'Unione Europea nell'ambito della popolazione dei consumatori di droghe per via iniettiva potrebbero contrastare la diffusione dell'HIV e continuano a dare frutti. E questo è interessante, si tratta dell'argomento sul quale è uscito il secondo rapporto della Global Commission, cioè appunto come le politiche proibizioniste sulle droghe, fra gli altri effetti e fra gli altri sprechi, abbiano avuto anche quello di incrementare, laddove non si consente neanche la riduzione del danno, l'infezione di HIV e AIDS all'interno della popolazione dei tossicodipendenti. E dal rapporto emerge infatti che il tasso medio europeo di 9 casi di HIV per milione di abitanti, sempre fra consumatori di sostanze stupefacenti per via iniettiva, ha raggiunto il nuovo minimo nel 2010. Di 2,54 nuovi casi, che complessivamente significa 1.192 nuovi casi, una situazione che continua a essere ulteriormente positiva per il vecchio continente se paragonata a quella di alcuni paesi confinanti come la Russia, il cui tasso medio è del 104,3, e l'Ucraina, dove il tasso medio è del 151,5. E veramente invece nei paesi della Russia e nei paesi anche vicini, ho visto anche un video sulle zone della Siberia, cioè veramente c'è da una parte un fortissimo transito di eroina che proviene dall'Afghanistan, quindi narcotraffico, c'è un altissimo tasso di consumo per la popolazione giovanile, assolutamente nessuna prevenzione e assolutamente politiche che insistono sull'aspetto poliziesco e giudiziario, e in questi posti la percentuale di infezione di HIV tra i tossicodipendenti schizza veramente in alto e si vede proprio la differenza rispetto ai paesi che applicano delle politiche appunto di riduzione del danno e di trattamento comunque sanitario della persona che ha questo tipo di patologie e non giudiziario. La relazione sottolinea tuttavia come, nonostante i buoni risultati a livello generale, esistono preoccupanti focolai di infezione fra consumatori di droghe di Grecia e Romania. In Grecia il numero di nuove infezioni è passato dalle 919 del 2010 alle 241 del 2011 a causa di un'epidemia locale ad Atene. In Romania invece si è passati da 1,6 casi a 114, dobbiamo restare vigili di fronte ai potenziali rischi di futuri focolai di HIV. E questo è un aspetto di questo rapporto che è uscito appunto adesso. Un altro aspetto invece ce lo riporta un altro sito ed è che gli abitanti del vecchio continente non solo sono abituali consumatori di erba, ma sempre di più la coltivano a casa o in grandi piantagioni. L'Osservatorio Europeo sulle Droghe, nella sua relazione annuale, ha scoperto il pollice verde dei fumatori. Si tratta di coltivazioni a misura variabile che coprono ogni dimensione, dalle grandi piantagioni alle piantine sul balcone di casa. Comunque l'Europa è diventata uno dei maggiori produttori di erba. Si rende conto anche dell'aumento di altri tipi di droghe, polveri, pillole, di cui spesso non si conosce la composizione, e sempre meno le droghe tradizionali come eroina e cocaina. In crescita l'uso dell'MDMA, che sarebbe il componente più noto del gruppo di droghe ecstasy, e la scoperta continua di nuove sostanze, per esempio sintetiche. La cannabis è consumata quotidianamente da circa 3 milioni di europei fra i 10 e i 64 anni e circa 23 milioni di persone l'ha usata nell'ultimo anno. Per l'erba decresce l'importazione e aumenta l'autoproduzione. 29 paesi su 30 hanno documentato la coltivazione interna di marijuana. In 2/3 dei paesi il consumo di cannabis è dominato da prodotti a base di erbe e solo 1/3 è composto da hashish proveniente prevalentemente dal Marocco e dall'Afghanistan. Del Marocco e dell'Afghanistan, venivo a vedere se c'era qualche domanda in chat, ma non ce n'è per adesso. La cocaina resta la droga stimolante più consumata in Europa, 4 milioni l'hanno usata nell'ultimo anno, ma la sua popolarità è in declino. Italia, Danimarca, Irlanda, Spagna e Regno Unito, i 5 paesi con i più alti livelli di consumo di cocaina, penso che si stia parlando, registrano un calo nell'ultimo anno fra i giovani adulti, calano anche il numero e i quantitativi di cocaina sequestrati. Per l'eroina continua il calo dei consumi, soprattutto di quella iniettata. I consumatori regolari di eroina sono stimati in circa 1,4 milioni di europei e oltre la metà fa ricorso a terapie. E quindi è interessante questa fotografia, diciamo, dell'Europa che ci viene appunto dall'Osservatorio Europeo delle Droghe. Passando un po' invece alla cronaca, diciamo, rosa nera, perché di questo si tratta, c'è stata una serie questa settimana di arresti eccellenti.
Si è cominciato con Bon Jovi Shock, arrestata la figlia Stephanie Rose per abuso di eroina, e quindi naturalmente è ben diverso se queste cose accadono a dei cittadini qualsiasi o queste cose accadono a delle persone note o dei parenti di persone note. Da una parte è meglio, nel senso che molto probabilmente come conseguenze di trattamento giudiziario si hanno sicuramente dei vantaggi, dall'altra può essere peggio perché veramente la cosa poi viene riportata in mille modi e con mille anche sottintesi, a volte anche maliziosi o maligni, da tantissimi giornali che poi ne approfittano per diciamo dare addosso più o meno alle persone in causa. E la figlia 19enne di John Bon Jovi, Stephanie Rose, è stata trovata priva di sensi nella stanza del dormitorio del suo college, il prestigiosissimo Hamilton College. Trasportata d'urgenza in ospedale e dichiarata fuori pericolo, la ragazza è stata poi arrestata per uso e detenzione di droga, in particolare eroina e marijuana. Al momento del suo ritrovamento è stato catatonico, accanto al corpo della ragazza sono state rinvenute diverse siringhe. E quindi naturalmente nell'articolo si fa la solita retorica della ragazza che ha avuto forse anche troppo. Per il suo rilascio alla polizia di New York è stata fissata una cauzione che sicuramente papà John non tarderà a pagare, e certamente ci mancherebbe anche che mancasse a pagarlo. Un'altra invece cosa simile, diciamo, che è successa è stata quella del fantino, famoso fantino Frankie Dettori, che è una persona conosciuta nel settore, è molto conosciuta e è stato trovato positivo ad una droga che si pensa che sia cocaina ed è una sostanza usata, cioè è stata trovata non tanto per l'uso come doping sportivo, ma proprio per uso ricreativo, perché fra l'altro non è nemmeno la prima volta che succede. Risultato positivo a una sostanza proibita lo scorso 6 settembre in Francia, convocato dalle autorità francesi per la prossima settimana, rischia una squalifica fino a 6 mesi. Si ricorda nei giornali come già nel 1993 a Dettori fosse stata negata la licenza di gareggiare in Giappone dopo che la polizia l'aveva fermato a Londra in possesso di un piccolo quantitativo di cocaina. Ed è appunto interessante quando poi la persona, oltre ad essere famosa o parente di persona famosa, è anche uno sportivo, perché lì veramente a volte poi no, c'è il dubbio se ci sia più un uso per uso personale o se sia un uso a causa di doping. C'è stato tutto il caso Pantani, che è stato veramente anche mal gestito per tanti aspetti e ha dimostrato proprio anche le difficoltà che si possono trovare a volte essendo inseriti in certi ambienti. E la terza, e forse quella che ha più fatto scalpore, trovata con la cocaina, Luna Grillo si scusa, a volte si sbaglia. La figlia del leader Beppe Grillo su Facebook: ringrazio chi mi sta vicino, per essere troppo buoni si finisce col diventare fessi. E questo è un articolo proprio di oggi. Il Mea Culpa di Luna Grillo, cantante figlia del comico genovese e leader del Movimento 5 Stelle, trovata lo scorso 7 novembre con mezzo grammo di cocaina. È stata verso le 23, mercoledì 7 novembre, è stata fermata in piazza Marvelli dalla polizia per un normale controllo. È stata lei stessa a far presente agli agenti di avere due fagottini, uno di 0,30 e l'altro di 0,16 grammi di cocaina, e poi li ha consegnati. Loro l'hanno segnalato alla prefettura e alla procura ed hanno sequestrato la sostanza. Secondo il quotidiano locale non è nulla e non è in corso nessun reato, è solo stata segnalata alla prefettura come consumatrice per illecito amministrativo, ed effettivamente questa è una notizia data in modo corretto, perché avere con sé due sacchettini, uno di 0,30 e uno di 0,16 grammi, in teoria non dà luogo a nessun tipo di reato perché è palesemente un consumo personale nelle quantità, però è sicuramente un discorso, e se viene presa Luna Grillo, un discorso è se alle 3 di notte viene preso per esempio un magrebino con due sacchettini, uno di 0,30 e l'altro di 0,16, e magari con 50 euro in tasca viene sequestrato tutto come provento dello spaccio. Molto probabilmente, insomma, non sempre la legge è uguale per tutti, che è poi è un discorso che facciamo spesso, abbiamo fatto anche tante altre volte. Vediamo un po' se avete qualche domanda. No, saluti da tutti quanti. Ok, allora proseguiamo con l'Italia. In Italia c'è stato, diciamo, un mesetto fa, credo che sia stato, a Cusago, 29 ottobre, un po' meno di un mese fa. A Cusago, rave party, e c'è stata una notte di scontri con le forze dell'ordine. Praticamente a questo rave party la polizia è entrata, ha fatto irruzione praticamente per volontà specifica del Dipartimento Politiche Antidroghe e del appunto
della presidenza del Consiglio, da quale dipende il Dipartimento Politica Antidroghe, è entrata e ha dato il via a una serie di scontri con comportamenti che andavano dall'aggressivo al violento, secondo tantissime testimonianze. Hanno ucciso un cane, fra l'altro anche, l'hanno ucciso anche male, diciamo. Hanno fatto cadere una ragazza che terrorizzata scappava ed ha battuto la testa in un marciapiede e hanno tentato anche di dire che la ragazza era finita in coma perché chissà cos'è che aveva preso, invece in realtà era caduta. Ci sono state diverse persone malmenate. Sicuramente da un certo punto in poi si è accesa anche una reazione da parte dei ragazzi, però inizialmente l'aggressione è venuta tutta da parte delle forze dell'ordine che sono piombati spaccando apparecchiature per la musica e rompendo un po' tutto. E questo naturalmente non fa per niente bene alle politiche sulla droga in Italia, nemmeno al rapporto fra giovani e forze dell'ordine, che in questo modo vengono, diciamo, contrapposte in maniera anche piuttosto stupida, perché si può intervenire in tanti modi sulle situazioni, come abbiamo visto poi anche ieri in occasione delle manifestazioni che ci sono state. Dunque, e abbiamo detto di Rita, certo, di Rita dell'azione che ha portato avanti, vediamo un po'. Ah, il Cannabis Club, ecco, il Cannabis Social Club. Questo è venuto perché ho tentato un po' di fare una panoramica veloce di quello che gira in Italia e in Europa sulla legalizzazione. E quindi si segnala in tantissime parti d'Europa in maniera molto forte, in particolare in Francia hanno aperto 250 Cannabis Social Club dal mese di giugno a oggi, quindi in un periodo abbastanza limitato, ed è una cosa che già in Spagna è andata molto, molto forte. Io mi ricordo di aver parlato di Rasquera, di quel paese appunto che voleva affittare i campi per coltivare la canapa al Social Cannabis Club di Barcellona. E questi Cannabis Social Club sono una forma, diciamo, di iniziativa anche politica sicuramente, che viene portata avanti in molti paesi d'Europa, Slovenia, Polonia, tantissimi veramente, e che si basa sul concetto che c'è un regolamento interno fra i soci, fra gli iscritti, e questo regolamento interno è prevista la coltivazione e il consumo all'interno del club, senza che niente fuoriesca, senza che ci sia una vendita, senza che ci sia uno scopo commerciale. E quindi ci sono diversi articoli che ne riportano. In particolare appunto su quelli francesi che veramente sono stati veramente veloci nella crescita. In un'intervista a Libération, Farid Grioush, caporedattore della Gazzetta du Chanvre e candidato alle ultime legislative sotto lo slogan Cannabis, Salute, Libertà e Giustizia, racconta il funzionamento e la fortuna di questi club e come si preparano a fare il grande salto pretendendo maggiori attenzioni dalla politica. Fondamentalmente si tratta di associazioni autogestite di consumatori di cannabis che si uniscono per mettere in piedi e condividere i frutti di un raccolto. Il modello si ispira ai sistemi di scambio locale e a quelli di mantenimento della cultura contadina che esistono in Belgio e in Spagna, dove la coltivazione è depenalizzata al di sotto di determinate quantità, 5 piante a persona in Spagna, per esempio. E questo è interessante perché, mentre in Belgio e Spagna, fra un social cannabis club, diciamo che se ogni socio può coltivare 5 piante, si può anche, diciamo, restare nella legalità nel fare un club, ognuno coltiva per ognuno 5 piante. E sicuramente in Francia, dove la coltivazione è assolutamente vietata, come in Italia, è già una cosa più difficile e che comunque pone a rischio e si prefigura quasi una disobbedienza civile, anzi, sicuramente una disobbedienza civile anche perché viene annunciata pubblicamente e quindi ha proprio le caratteristiche della disobbedienza civile. Il numero dei membri va da 3 a 50 e nel complesso i club rappresentano fra 1.200 e 1.500 consumatori. La coltivazione è fatta a uso e consumo della comunità che vi aderisce, evitando ordini su internet o destinatari esterni che potrebbero corrompere il sistema di fiducia reciproca sviluppato dai partecipanti. Tutto ciò è sancito da un codice comportamentale che vieta il commercio punibile dalla legge francese con fino a 20 anni di prigione e 750.000 euro di multa. Certo, i furbi ci sono sempre, ma Grioush è fiducioso. L'idea è di vegliare collettivamente su un buon utilizzo della cannabis. Ciò richiede una reale maturità sociale e civile. Un altro articolo riguarda invece Madrid,
uno dei cannabis club più attivi di Madrid, dove se ne contano diversi, è il Cannabis Private Club del dormitorio di Madrid. Il club è attivo, forse è inglese, Private Club. Il club è attivo nella battaglia per la legalizzazione ormai da anni. In tutti i cannabis social club della Spagna è di solito necessario essere ammessi. Se si è malati, presentando un certificato medico, si ha diritto di entrare a far parte del club, altrimenti bisogna essere accettati e introdotti da un altro socio. In alcuni club è possibile fare un colloquio preliminare per dimostrare di essere una persona tranquilla e che sa fumare. E sicuramente anche il controllo su queste cose ha la sua importanza. Allora, cosa mi chiedono? Mi chiede Gianni Colacione, ma la pianta è illegale fin da quando si pianta il seme oppure da quanto? Dunque, il discorso è interessante perché è la coltivazione che è proibita. I semi non è proibito detenere i semi, possono essere detenuti in teoria per scopo di collezione, ma anche semplicemente perché se io voglio avere un piattino in casa mia contenuto 10 semi di canapa, visto che non contengono principio attivo, è il mio pieno diritto a tenerli e infatti i negozi li vendono, pagano la parità IVA e difficilmente, sì, qualche azione di polizia c'è stata, però non ci sono state sentenze che dicono che si possono tranquillamente vendere. Quindi quello che è punito è la coltivazione. E la coltivazione, quindi la pianta, quando è coltivata, anche se ancora non contiene principio attivo, configura già un reato perché tu già la stai coltivando, quindi la stai producendo. Ed è il reato di coltivazione e produzione. Io penso, a mio avviso, che non sono assolutamente giurista, ma avviso di buonsenso, diciamo, che quando tu hai messo un seme dentro la terra e gli hai dato un bicchiere di acqua, è prefigurata ampiamente l'intenzione di coltivare questa pianta. Perché certo, uno può dire, ma mi diverto a crescere fino a 3 mesi e poi lo distruggo, però diciamo che la coltivazione vera e propria si dà adito, si dà inizio a una coltivazione mettendo un seme in terra e dandogli l'acqua, che è poi quello che ha fatto vita a Montecitorio. C'ero anch'io quel giorno alla Camera quando abbiamo fatto la conferenza stampa e lei ha seminato quelle piante che poi abbiamo visto distribuite in piazza a Montecitorio qualche mese dopo. È quello che lei ha fatto lì dentro, cioè ha piantato dei semi e in effetti si configura pienamente il reato di coltivazione, tant'è vero che tanto le ha portate avanti che abbiamo visto i video su Facebook, su Twitter, gli articoli sui giornali, televisioni estere addirittura. Quindi è stato visto in tantissimi posti e da tantissime persone, più che pubbliche, quasi ancora più che dichiarare dalla questura, comunque è stato comunicato anche alla questura. E ciononostante abbiamo visto come poi la cosa dal punto di vista mediatico purtroppo non è riuscita ad avere il rilievo che si meritava di avere, perché sicuramente si meritava di averne di più, e questo purtroppo è un po' un problema che ha riguardato anche le altre disobbedienze civili di vita, compresa quella che ho fatto anch'io, cioè il problema che si presentava e che vedo si presenta tuttora, che non è stato risolto, è quello di riuscire a uscire un po' al di là del trafiletto nelle pagine interne dei giornali, e perché altrimenti se le persone non lo vengono a sapere, sicuramente anche una disobbedienza civile che nessuno conosce, come un digiuno che nessuno conosce, ha il suo valore e la sua energia, però sicuramente da un punto di vista politico ne ha molta di più se riesce anche ad arrivare all'opinione pubblica e riesce a sollevare di nuovo e a rimettere in moto un dibattito pubblico che è alla base poi del funzionamento della democrazia. C'è anche il dibattito pubblico che in Italia, come sappiamo, manca completamente. Ogni tanto vediamo Roberto Saviano che fa delle dichiarazioni molto sensate, devo dire, sull'argomento, qualcosa Vasco Rossi, ma a parte questo, veramente non si è visto molto. Ecco, l'argomento non è stato affrontato. Il ministro Riccardi, che ha la delega sulle droghe, non ha dato segno di voler modificare alcunché, e quindi la situazione in Italia è un po' triste, e a maggior ragione, quindi, onore al merito a Rita che con la sua azione comunque è riuscita in alcuni ambiti, forse purtroppo un poco ridotti, a far parlare della sua iniziativa. Dunque, poi volevo citarvi un articolo scritto dal sito legalizziamolacanapa.org, questi sono gli amici dell'ASCIA che continuano nella loro operazione, la loro è proprio iniziative focalizzate sulla coltivazione domestica della canapa. L'ultimo articolo che è uscito su questo sito è soldi pubblici spesi per la male informazione sulla cannabis, e appunto si prende in considerazione le infinite scemenze che escono tutti i giorni da parte del Dipartimento Politica Antidroghe. Prima c'era Giovanardi, ora c'è Serpelloni, che comunque ne dice veramente di tutti i colori, e quindi,
c'è un po' un riassunto di tutto ciò che è stato detto, questo della canapa, che ricorda molto il periodo famoso di Aslinger, e quindi dopo la celebre menzogna sull'improvviso e presunto daltonismo che provocherebbe la cannabis, impedendo ai suoi consumatori di riconoscere addirittura i colori dei semafori, come dichiarato da Silvio Gavattini, dopo aver solo sorriso alla notizia che la cannabis, dopo il tumore ai polmoni, quello al cervello e varie altre manifestazioni cancerogene, provocherebbe anche quelle ai testicoli, e per ultimo, dopo aver ignorato l'allarme sulla predisposizione all'omosessualità che la cannabis causerebbe, e la notizia sulle affermazioni del professor Serpelloni in occasione del congresso internazionale di cui abbiamo parlato recentemente, che, abbracciando in toto le conclusioni di una limitata ricerca italo-statunitense, sono arrivati alla conclusione che la cannabis rende scemi, così come riportato dal sito Oggi Treviso. Seguito di tutto questo, loro continuano un'azione veramente meritoria di demolizione, frase per frase, parola per parola, di tutto ciò che dice Serpelloni, entrando nei particolari e nei dettagli. In questo veramente l'estensore dell'articolo, che è Giancarlo Cecconi, che è il segretario dell'ASCIA, con una documentazione veramente curata, continua a svelare le menzogne di Serpelloni e a mostrare come non siano possibili veramente da sostenere. Legalizziamolacanapa.org è un altro sito molto interessante per chi si interessa a questi argomenti. Per finire, perché siamo proprio in chiusura, 22:16, ci siamo proprio. Per finire, cosa fa intanto la polizia, tutti i soldi che noi spendiamo per la lotta alla droga, per l'opposizione, per questo flagello? Cosa ci fanno? Ci fanno che, nell'ambito di un'inchiesta sul narcotraffico condotta dagli agenti della sezione antidroga della Polizia di Palermo, sono state eseguite 22 misure cautelari nei confronti dei capi e componenti di un'organizzazione che importava, trafficava e spacciava stupefacenti. In particolare, le accuse sono di traffico e spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish, e quindi un po' un supermercato praticamente. L'indagine durava da 2 anni, quindi 2 anni di indagine, pensiamo un po', 2 anni di indagine, a cosa non ci sono costati, sequestrati anche 700 kg di stupefacente. Nell'ambito di questa operazione, denominata Paglia e Fieno, dai nomi che nel loro gergo i trafficanti usavano per indicare la cocaina e l'hashish, sono stati individuati anche alcuni componenti che hanno legami con la criminalità organizzata, ma figurati, certo, ci mancherebbe. E qui però gioverebbe ricordare che queste 22 misure cautelari di 22 medi, piccoli e medi spacciatori che sono stati catturati, per questi 22 ce ne sono altri 44 che sono pronti, che anzi molto probabilmente si ammazzeranno, poco ci manca, per prendere nel posto 700 kg di stupefacenti fra cocaina, eroina, marijuana e hashish. Sono assolutamente una goccia nel mare per quello che è il narcotraffico del sud in generale, della Sicilia e di Palermo in particolare. Però naturalmente, come viene presentata, sgominata una banda, un grosso colpo al narcotraffico a Palermo. E con questa notizia io, a questo punto, se non ci sono altre domande, no, vi saluterei e vi renderei la linea al prossimo venerdì. Speriamo di riuscire a trovare un orario fisso nel quale fare leggerofobia più o meno sempre alla stessa ora. Ciao a tutti.